L'ufficiale si chiamava Mario Aleo e aveva 29 anni. Era uno degli elementi più attivi dell'arma che operava contro la malavita organizzata. Con lui sono stati uccisi l'appuntato Giuseppe Bomarito e il carabiniere semplice Pietro Morici. Il capitano era appena sceso da un ritmo blu dell'arma scortato dall'appuntato e stava per rientrare nella sua abitazione. Sulla vettura era rimasto al volante il carabiniere Pietro Morici. Tutto si è svolto nel giro di pochi istanti. Dal buio sono sbucate due auto, una Opel e una 131. Sono scesi alcuni uomini che hanno aperto il fuoco da distanza ravvicinata con fucili a canne mozze e rivoltelle calibro 38. I tre carabinieri non hanno avuto scampo, sono caduti a terra privi di vita, crivellati di colpi. Il capitano D'Aleo era subentrato al comando della compagnia di Monreale al capitano Basile, ucciso il 5 maggio del 1980. Recentemente l'ufficiale aveva portato a compimento operazioni contro la mafia dei Pascoli, contro le cosche del Trapanese, contro il racket della prostituzione. Sembra che conducesse anche indagini per catturare i tre presunti autori dell'uccisione del capitano Basile. Si tratta di tre giovani che, inviati 2 mesi fa al soggiorno obbligato in Sardegna, dopo la clamorosa assoluzione per insufficienza di prove davanti alla Corte d'Assise di Palermo, erano fuggiti. Carabinieri e polizia hanno coordinato un'operazione a vasto raggio in corso di svolgimento che interessa tutta la zona urbana del capoluogo. Gli assassini, dopo essersi dileguati, hanno dato alle fiamme a poche centinaia di metri dal luogo del triplice delitto le due auto, un tipico agguato di stampo mafioso.